Mentre, iniziamo con le Historic Anthology. Ragazzi miei, Sun Titan. Allora, Sun Titan. Sun Titan, carta vera di Magic. Reanimator, a costo 6, lo potete citare in modi svariati, ma non è il più forte dei titani. Il più forte dei titani è quello verde, che dopo vi faccio vedere. Ti danno in 4 perle carte, sì, Cloud. Quindi, ottimo che ci siano tutti i titani. Scusate, davvero, dopo vi faccio vedere il perché dicevo che non ci fossero, ma in realtà è un problema di art. Frost Titan, eccolo qua. Frost Titan, allora. Il titano più scarso. Punto. Questo è il titano più scarso di tutti. A costo 6, una 6-6. Quando diventa target in una spell, un'ability controllata dall'avversario, counteri quella spell a meno che il suo controllore non paghi 2. Quando entra nel campo di battaglia o attacca, tappi un permanente che non stappa, praticamente rimane stannato quel permanente. Questo, secondo me, è veramente inutile in tutti i formati. Quindi potete far finta che non esista e non craftarlo mai. Una carta veramente mediocre, che è sempre stata mediocre e resterà mediocre anche su Arena. 100-100, ragazzi. C'è molto di meglio a 6 mana di questa carta. Mentre, andiamo a vedere le prossime. Vendilion Click. Babbo via. Ragazzi, Vendilion Click. Mamma mia. Vendilion Click. Allora, 3 mana, flash, volante, 3-1, spiritello, mago, leggendario. Quando entra nel campo di battaglia, guardi la mano di un giocatore bersaglio, anche la vostra. Puoi scegliere una non land da essa, se lo fai, quel giocatore rivela la carta e la mette in fondo al suo grimorio. Poi pesca una carta. Ragazzi, Vendilion Click ha rotto Modern per un determinato periodo e scombava anche da Dio con un certo spaccatore di specchi che si chiamava Kikijiki, vero spaccatore di specchi tra l'altro, e io non vi so dire quanto sarà forte su Historic, perché questa ha un power level altissimo. Questa è il pezzo in più che Mazzi Flash stavano aspettando e praticamente è un simil Togsis nel blu, perché, e vi dico subito l'esempio più lampante, a tempo flash lo fate nella fine del turno dell'avversario o in qualsiasi momento vi serva di più, scegliete una carta dalla sua mano e gliela fate scartare. Perché va in fondo è vero che lo fate pescare rispetto a Toxa. Sicuramente, però unico anello, ciaone. E come avete detto, sta molto bene anche con Orchetti adesso questa. Io ve lo dico subito, io ne crafterò 4 immediatamente. Immediatamente ne crafterò 4 di questa, perché per me in Historic la vediamo e come. Senza contare che anche contro maghi, zitta zitta la signorina, esattamente come Brazen Borrower, è un ciampante da dio. Comunque blocca ed è un 3-1 perfetto sui corpi dei maghi. Secondo me questa carta è fortissima in Historic. Veramente, Simic Flash ha un pezzo enorme con questa. Veramente forte. Punto. Potete farlo anche su voi stessi. Se avete una carta morta in mano, metto sotto pesco. A tempo istante avete un 3-1. Ragazzi, è veramente forte. Cioè, non riesco a dare una definizione di questa carta. È forte. E non muore da push se non attiva rivolta. Non mi sembra di dover aggiungere altro. Questa è una bomba. Una bomba vera. Grave Titan, il secondo titano più scarso tra tutti. A costo 6,
gigante, Death Touch, quando entra nel campo di battaglia o attacca, crei 2-2-2 Black Zombie creature token. Che merda! Scusate, è bruttissima. Ovviamente non la giocheremo mai, non si è mai giocata davvero da nessuna parte, non... No. No, ragazzi, no. Vi prego, no. Nel senso che se abbiamo bisogno di questa, vuol dire che nei nostri formati c'è un problema. È molto forte Cloud Simic Flash con click. Assolutamente. Esatto, è Tovolar. è Tovolar, esatto. È Tovolar. Queste sono quattro mitiche sprecate, se la craftate, mi raccomando. Mentre Inferno Titan, zitto zitto, torna a farsi sentire. Questo è il secondo... No, è il terzo titano a livello di classifica. Verde, bianco, rosso, nero, blu. Questo quando entra fa un più uno... Scusate, questo quando entra fa 3 danni o anche quando attacca... che voi potete dividere come volete tra tre bersagli anche. Ed è molto forte come cosa. Il problema è che non è rapido e pagando un mana rosso può prendere più uno più zero fino alla fine del turno. Io non credo che avremo mai un mazzo dove vorremmo giocare Inferno Titan, ve lo dico subito. È vecchio. È vecchio, ragazzi. È vecchio. Cioè, è vecchio. C'è troppo di meglio di questa cosa qui. È vecchio adesso. Non è leggendario, per carità di Dio, ma è veramente vecchio. È veramente vecchio. Non posso dire nient'altro. È vecchio. Ha 6 mana, Chandra Nuova. È vero che ha 2 bersagli, non 3, ma sono 5 i danni. Cioè, dai, di cosa stiamo parlando? Eh? Di cosa stiamo parlando? Esatto. Cioè, via. Non perdiamo tempo. Anche queste sono mitiche sprecate. E questa è la bomba dell'Anthology. Ragazzi miei, quando l'ho vista ho detto, ma sono seri? Ma davvero mettono Tribal Flames? Davvero mettono Tribal Flames? Ragazzi, questa, craftatela appena è uscita l'Anthology su Arena. Questa è la bomba delle Anthology. Questa è la bomba delle Anthology. A 2 mana di secondo potete fare 5 danni. 5 danni di secondo. Boh. E fu così che i cari vecchi stronzissimi Niv-Mizzet-Deck tornarono in Historic Best of One. Eh sì, ragazzi. Trioma di primo, Shockland di secondo, boom! 5 danni a qualsiasi target. Si gioca anche in Pauper questa. Si è giocata anche in Pauper, la giocavo anche in Pauper. Questa è una carta... Boh, ma come... Perché l'hanno concepita non comune? Perché non pensavano ai domain quando è uscita questa, per forza. Questa è una... Una bomba allucinante. Si gioca anche in Modern. Ragazzi, presa, craftata, bomba, punto. Cioè, non riesco neanche a dirvi di più. Cioè, è troppo forte questa carta. Il bombarolo ringrazia, esatto. Presa, fatta, via. Cioè, non comune, ma ben venga. Mamma mia, che bomba allucinante. Ed ecco qui l'altra bomba. Ve lo dico subito, secondo me questa rompe Historic. Ciao Yarek! Questa... Esatto, tanto cosa potrà mai fare? 10 anni dopo, boom! Questa rompe Historic, ragazzi. Questa rompe Historic. Questa non pensavo che avessero avuto il coraggio di metterla. Tra l'altro credo che fosse una mia previsione per quest'anno, quindi se ci ho beccato, godo... Questa è una carta devastantemente forte. E secondo me ci rompe Historic. Non so se romperà il Best of One, ma il Best of Three, secondo me sì. Questa, ragazzi, è veramente, veramente troppo forte. Questa è veramente, veramente troppo forte. Sì, questa era rotta anche quando è uscita il prof. A 6 mana,
Un 6-6 Trample, quando entra nel campo di battaglia puoi passare in rassegna il tuo grimorio per trovare fino a due carte terra e mettere nel campo di battaglia tappate. Secondo me questa può rompere Historic. Ci dovrebbe essere una terra che tappando 4 mana, se non ricordo male, ragazzi, ti dà più 1 più 0 a una creatura. Quindi potete fare lo stesso effetto che fa in Scapeshift. E c'è Scapeshift. Manca solo, ovviamente, Valakut. Però, ragazzi, questa è veramente forte. Questa, se la citti in qualche modo, questa è pericolosa. E sicuramente ci sarà una terra non comune del cazzo che entra tappata che potenzia delle creature. Sicuro, sicuro, sicuro. E con questa, quelle carte lì del cazzo possono diventare forti. E quindi dico che prima o poi lo rompe Historic questa. Senza contare che comunque non è leggendaria, possiamo copiarla, possiamo trovare delle sinergie. E stiamo a vedere, io la crafto, ve lo dico, io ho 4 mitiche scommessa su questa e la crafto. La crafto questa, sì, perché questa è veramente, veramente fortissima. E la crafto, punto. Cioè, non ci sarà mai nessuno che mi dirà... Questa la potete fare con corda della convocazione, 6 mana, non sono tantissimi. Amuleto, per fortuna, non c'è in Historic. Però, secondo me, questa troverà il modo di romperlo in qualche altro modo. Perché due terre tutorate da questa carta saranno forti, 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 forti. Non avete motivo per non giocarlo in Domain... Secondo me questo prima o poi rompe Historic. Secondo me questo arriva a romperlo l'Historic. Ve lo dico. Ho la netta sensazione che questo ce lo romperà. Poi magari se mi sbaglio meglio. Gli Omnath sono contentissimi, sì. Sono contentissimi. Poi se non lo romperà sarò molto più contento. Però per come conosco io Titano Primaverile o Primordiale, non mi ricordo mai, perché io l'ho sempre chiamato in inglese Primeval, quindi penso Primordiale. Secondo me arriva a rompercelo il formato. E poi, lei. Mamma mia, quanto sono contento di Wild Nakatal! Ragazzi, ma la Nakatal è forte, in Historic. A un mana 3-3, no scusate, a un mana sì 3-3 di secondo, di primo comunque una 2-2 a un mana. E se c'è questa, Gruul e poi Voice of Resurgence deck possono avere un senso. Secondo me questa carta non è in Explorer il Titano, ragazzi, è solo nella Historic. Questa è veramente una bomba, invece. Questa comune la dovete craftare. La dovete craftare. I domain deck con questa, Tribal Zoo, Voice e chi più ne ha più ne metta, hanno preso solo dei pezzi forti. È ora di sbannare Bolt. Magari. Magari. Questa è veramente forte. Questa è veramente forte. C'è anche Tarmogoyf, vi ricordo, nel formato, E c'è anche quell'altro, tra l'altro, perché... Sì, c'è anche l'altro che si gioca a due mana. E Zoo diventa un mazzo interessante adesso. Abemus Naya Barn, speriamo. Veramente, veramente una bomba anche questa. A comune, craftatela immediatamente. E questa invece non la capisco. Perché fare la scelta di mettere Acid Slime nel formato? Il cavo, esatto. Perché mettere Acid Slime, ragazzi? Brawl, dite? Non lo so. Secondo me, questo è uno slot buttato di una non comune, perché 2-2 a costo 5 in Historic. È vero che Slandi, ma... costo 5, ragazzi.
Dai. Boh. Questa è più Fable flippata. È vero che fai spaccaterre, ma c'è già modo di farlo a 5 mana in modo migliore, eh? Boh. Per me è carta veramente sprecata e basta. Non mi convincerete mai del contrario. Mentre rulli di tamburi, mio cugino Marco ringrazia tutte Nail. Tutte Nail, che vuol dire Mizzix Mastery. Vuol dire quello. Vuol dire Mizzix Mastery, punto. Cioè, vuol dire Mizzix Mastery. 5 mana, scegli uno. Passa il rassegno tuo memorio per due creature, le riveli, le metti nella tua mano, poi shuffli. Oppure metti fino a due creature dalla tua mano sul campo di battaglia. Tutte Nail uguale Mizzix Mastery. Per me, questa la giochiamo. Io ve lo dico. Best of One Historic dice Mizzix Mastery tutte Nail. Mizzix Mastery tutte Nail. Atraxa gratis di mano. Certo, deve essere in mano. Mi va bene. Atraxa e Etali di mano. No, è sempre scegli uno. È forte. È rara, bastardi, aggiungo, perché rara vuol dire più spesa su Arena. Ma lo accetto, è tutte Nail. Per me questa la giochiamo, punto. Questa si giocherà in Mono G, in Mizzix Mastery Gruul, in quello che cacchio volete, in Reanimator con... Griselbrand si può anche arrivare a giocare questa. Per me è forte. Per me si giocherà. Per me si giocherà. Però vedete voi. Ah sì, poi ha ragione Lore. Con Mizzix Mastery pagata 1000 mana la potete fare entrambe, è vero. No, non potete farle entrambe. Overload non dice quello, Lore. Ah beh sì, se l'hai Entwine, certo, se l'hai Entwine certamente sì. Scusa, ho sbagliato io a intendere quello che scrivevi. Certo, con Entwine puoi farlo. Quindi ragazzi, per me... Ma comunque 6 mana Mizzix Mastery mi va bene. Non fa la stessa cosa Ultimatum, ragazzi. Sì sì, dici Overload, certo sì sì, ma ho capito dopo, scusami Lore. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa di Ultimatum, ragazzi, questa, eh? Qui ti vai a prendere perfettamente le due carte giuste. E secondo me questa è forte per il verde. E cioè, è un motivo in più per giocare, per provare Mizzix Mastery in un mazzo verde ciccioni che ti chiude in faccia proprio. Secondo me è fortissimo questo. Questa è fortissima. Questa è veramente forte, ragazzi. Secondo me, qui... Perché, ragazzi, a differenza di Ultimatum, le spell di Ultimatum dovrebbero poter essere counterate. Queste no! Cioè, se non ti counterano tutte Nail, le due carte entrano sul field. Capito? Le due carte entrano sul field. Per me questa si gioca 100-100. Questa secondo me si gioca 100-100, ragazzi. Ma proprio non ho praticamente dubbi che questa si giocherà. Anche perché a differenza di Ultimatum, che invece ha bisogno di 7 mana specifici, questa ha solo 2 mana specifici. E le 2 mana specifiche è tanta tanta roba. Certo che sei counter... Beh, dipende. Ovviamente, allora sì, chiaro, sei counter lusi. Se sei counter lo usi sull'ultimatum, siamo d'accordo. E se Oppo avrà a tempo instant? Se Oppo ha rewind? Non lo so, ragazzi. Secondo me questa è molto molto forte. Secondo me questa è molto molto forte. Secondo me questa...
Questa si giocherà e si spaccherà anche questo il formato a un certo punto, perché quei due mana verdi la rendono molto più cittabile di Ultimatum. Ma come non la vedresti nei mazzi come metto io? A parte che Ultimatum si gioca in Dragonstorm, io non ho mai detto di giocarla in Dragonstorm, ragazzi, lo state dicendo. Io ho detto di giocarla con Mizzix Mastery. Mizzix Mastery può entrare in un Gruul qualsiasi. Ma nessuno ha detto di giocarla al posto di Ultimatum. Ma ragazzi, state flashando, eh? Nessuno. Nessuno ha detto che la gioco in Dragonstorm. Nessuno. Ho detto che la citto con Mizzix Mastery. Quindi non dite cose che non ho detto, per favore. Nessuno ha detto che la gioco al posto di Dragonstorm. Io ho detto che la gioco in un mazzo con due ciccioni che posso fare con Mizzix Mastery di quarto. O con due mana extra. Nessuno ha parlato di Dragonstorm. Nessuno. E dove la giochi al posto di Ultimatum, Nick, allora? Dove la giochi, scusami? Soprattutto, dove giochi Ultimatum se non in un mazzo Dragonstorm? Cioè, vogliamo giocarla nel... Buongiorno... Ah, no, è Barz, Barz. Cioè, vogliamo giocarla nel mazzo Ultimatum che ti fa Liliana e coso? Non so se Liliana, sì, dovrebbe essere. Liliana e Vorinclex? No, raga, no. No, non c'entrano niente quei mazzi lì. Ma secondo me dipende dal mazzo, Nick. Secondo me dipende dal mazzo. Questa non ha per forza bisogno di Mizzix Mastery. Ultimatum sì. Ultimatum sì. Questa non ha per forza bisogno di Mizzix Mastery. La giochi in contesti diversi, esattamente, Irlox. Esattamente. Esattamente. Questa potete farla anche con due rampanti, ragazzi, eh. Secondo me è molto forte. Poi deciderete voi. E questa la vediamo in Historic. Questa la vediamo sicuramente. Ma sicuro, proprio 100-100. Tutte nail. La conosco abbastanza bene. E poi boh. E poi boh. E la Wizard, ancora una volta, che non apprezza le cascate, ci mette un cascante. Il primo, tra l'altro, cascante al di fuori dei tramutanti su Arena. Dovrebbe essere questa. Questa, ragazzi, è una carta. È non comune, craftatela. Poi non so se la giocheremo. Questa è forte, ragazzi. Ah, sì, c'era Imo, è vero. C'era Imotiv, bravi, 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 bravi. Bravi, bravi. Questa è forte. Questa è molto 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 molto. Sì, c'era quella con cui si era rotto tutto il meta, è vero, però è stata bannata, no? Questa è molto forte, ragazzi. Questa è molto forte. Questa per fortuna non c'è Living End. Però questa ne casta di roba, eh. E comunque sta bene anche in zoo questa. Craftatela, è non comune, si è giocata in tanti formati. Io una speranza gliela darei. Io una speranza gliela darei a Bloodbraid. Perché l'elfa dalle trecce rosse è sempre, sempre stata forte. Ah, è stata bannata Trickery. Hai ragione, Lore. È vero. È vero, è vero. È stata bannata Trickery. Questa potrebbe andare in Jund. E questa vi fa Kruuchas, ragazzi. Se vi gira Kruuchas, avete fatto 4 mana lei più Kruuchas. Non so se mi. Eh? Non so. Non so se ho spiegato il concetto. 4 mana lei più Jarsil. 4 mana lei più Toxis. 4 mana lei più Tarmo. 4 mana lei più Removal. Secondo me è molto forte. Nonostante 4 mana siano un po' lenti, forse per Historic. Poi Mortar Pod. A 2 mana Living Weapon. Equipped Creator prende più 0 più 1. E puoi sacrificare questa creatura e fa un danno. Questa non la giocheremo mai. Mai. Questa non la giocheremo mai. È molto molto semplice. Poi, Warn of Power Stone. Ah no, ho aperto spada. Vabbè, spada. Spada di fuoco e ghiaccio. E mi metto le mani nei capelli. Perché spada di fuoco e ghiaccio è forte. Ma troveremo mai il tempo per giocarla? La creatura equipaggiata prende più 2 più 2 e ha protezione dal rosso e dal blu. Quando la creatura equipaggiata fa danno da combattimento a un giocatore, la spada gli fa due danni e peschi una carta.
Fa due danni a qualsiasi bersaglio, tra l'altro. Questa è sempre stata una delle migliori spade esistenti. Troverà il tempo di essere giocata in Historic? Non lo so. Non lo so. Non lo so, ragazzi. Non lo so se ha il tempo di essere giocata in Historic questa. Questa è forte, 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 forte. Però non si equippa di base. Cioè, devi farlo a 5 mana, ragazzi. Abbiamo ovviamente l'incantesimo, perché abbiamo Sidgarda. Però costa sempre 3 mana. Non lo so. Non ne sono così non sono così sicuro che troverà gioco. Non sono così sicuro che troverà gioco. E non lo so. Secondo me non è da craftare al momento, perché è solo per gli storici. Il problema grosso è che è solo per gli storici. Può essere tutorata con carne, è vero, ma poi dobbiamo avere una creatura su cui metterla. E non sono così convinto che sia... Non sono così convinto che sia il momento. E no, non vorrò mai sostituire l'Urrus Mageta, mai. È troppo forte l'Urrus. Boh, magari vi side in qualche mazzo, però così adesso su due piedi vi dico che farà come le altre spade presenti, cioè ci sono forti, ma non si giocano. Warn of Power Stone ha tre mana, scusate. Quando entra nel campo di battaglia tappata, aggiungi due mana in colori. Ringraziano gli artifact deck, ma... o i mono brown deck, se vogliamo, ma troppo lenta anche questa. Troppo lenta. Se mai arriverà mistica, sì. Se mai arriverà mistica, sì. E poi, il perché dovete acquistare il bundle piuttosto che craftare questa anthology. Le Horizon Land. Le Horizon Land. Le Horizon Land. Ragazzi miei, potete prendere tutte le Painland e buttarle. Buttarle, non si giocheranno più in Historic. Buttate le Painland, perché queste sono Painland con gli steroidi. E le giocheremo per forza. Per forza. Per forza. Per forza. Per forza. Tutte, 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 tutte. Le giocheremo tutte. Per fo, tutte, tutte, ragazzi, per fo. Queste dovete, cioè, comprate l'anthology, se non state qui a craftarle, mi raccomando, sono troppe. Comprate l'anthology, spendete qualche soldo. Queste purtroppo andremo a giocarle tutte. Questa purtroppo ti fa capire che la Wizard vuole guadagnare. E dobbiamo giocarle per forza. Perché ti fanno pescare, Fabrizio. Penso di non dover dire null'altro. Sono terre che quando sei al top deck ti danno una pescata in più. È molto semplice. E quindi troppo, veramente troppo più forti delle Painland. Sì, sì, queste sono carte chiave del formato, sì. Queste purtroppo, ragazzi, dobbiamo averle tutti. E tutte, tra l'altro. Quindi questo è il motivo per cui dovete acquistarlo. Non sto qui neanche di più a descriverle, cioè sono 5, quindi sono 5 per 4, sono 20 terre, sono 20 rare, ragazzi, non, no. Comprate il bundle. Adesso invece andiamo a vedere l'historic che mancano nella pagina ufficiale della Wizard, quindi andiamo a vedere altre bombette che adesso vi faccio vedere immediatamente, ragazzuoli. Quindi mi raccomando, purtroppo le Horizon vi fanno acquistare il bundle, ragazzi, non craftatele, a meno che avete wildcard infinite... Ma se no, no. E signori e signori, Giver of Runes. Avete presente quella merda di Skralv? Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Death and Taxes. Welcome back. Ci rivediamo. Ragazzi, questa è fortissima. Io spero di sì, Morris. Io credo che prima o poi dovrà arrivare. Prima o poi dovrà arrivare. L'ho detto anche prima. Prima o poi dovrà arrivare. Ragazzi miei, è molto più forte di Skrelv. È molto più forte di Skrelv. Ragazzi miei, Giver of Runes si gioca in tutti i formati dove è presente. Chiunque l'ha provata, chiunque l'ha utilizzata.
Non è Mother of Runes, ragazzi, non è Mother of Runes. Questa è Giver of Runes. Però questa si gioca, punto. Si gioca, punto. È veramente troppo forte per non essere giocata questa. Questa rende inutile il almeno 50% delle spell. Tutte. Perché, delle removal ovviamente intendo. Perché anche Maghi questa la soffre tantissimo. Ogni botto che sparano su questa è un botto risparmiato su di te, ma soprattutto è una minaccia in più che possibilmente è rimasta sulla board. Questa è veramente, veramente forte. È un drop a uno bianco, che tra l'altro secondo me entrerà in martellone da Historic, e insieme a Esper Sentinel e Talia inizia a mettere giù un Death and Taxes deck molto molto forte. Quindi prepariamoci, perché questa è un 4x sicuro che dovete craftare. Oppure comprate il bundle, come vi sto dicendo. Questa è veramente una bomba. Veramente una bomba. E non ho motivo per dirvi di non comprarla, anzi, presa. Cioè, subito, ragazzi, neanche senza pensarci. Repeal. Allora, Repeal. Sono un po' indeciso sul come definirla, perché è una carta forte. Perché a costo X più blu fai tornare un target non land permanent con costo X pari a X in mano al suo proprietario. Però pesca anche. E io ho un po' paura di Repeal. Perché non solo ti può salvare da un aggressore e farti vantaggio carte, ma ti rimbalza l'anello a tempo istantaneo, ragazzi. E ti pesca anche. E questa... Ciao Typhoon, grazie mille. Ciao. Questa mi sembra fortissima. 5 mana sono tanti. Nel mazzo giusto no. Ragazzi, questa è forte. Eh sì. Sì, ci può provare Morris, però a me Thespian non mi convince troppo come arrivo, eh. Perché non manca un po' di roba per Lotus Field. Questa secondo me è forte. Questa è forte, esatto, anche sui token. Sì, sì, è... questa ragazzi la posso pensare anche in Death and Taxes, se non gioco le taglie, no? Appoggio Mother di primo. Di primo loppo non me la spara, di secondo posso avere la possibilità di restare aperto con questa comunque, eh. Poi me la spara, o Esper Sentinel ancora meglio, Esper Sentinel mi fa pescare, o fa pagare un mana in più al loppo, e io con 2 mana me la rimbalzo, pesco... Sono forti queste carte. Sono forti queste carte. Questa è forte, ragazzi, eh. Guardate queste. Perché dice permanente poi. Cioè, rimbalzi veramente di tutto. Secondo me questa è forte. Qui tu ti togli un problema dalla board o ti difendi un pezzo e fai vantaggio carte. Guardate che è veramente forte Repeal. Certo, il permanente non deve costare troppo. Però a me queste carte piacciono. A me questi tipi di carte piacciono tanto, 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 tantissimo. E è una non comune. Prendetela. Prendetela. Queste carte triccose sono sempre belle. Sono sempre, sempre belle. Quindi io ve la consiglio vivamente. Poi, clicca, l'abbiamo vista. Il buon Casno impazzirà perché arriva anche Bloodgust. Bloodgust. Come lo definiamo in Historic Bloodgust? Ragazzi, Dredge ce l'abbiamo, nel formato. Dredge ce l'abbiamo nel formato. Ah beh, no, Morris, certo, quel mazzo sì. Quel mazzo sì, però non lo so, è così forte in Explorer. Dovrei testarlo, non lo so. Non lo so, dovrei testarlo. Che facciamo? Dredgiamo? Perché questa è forte, è sempre stata forte. La grossa sfiga... La grossa, grossa sfiga di questa carta è che Historic è molto, molto veloce come formato. Non so se ci starà dietro. Però il Bloodgust lo conosciamo tutti, è veramente una carta forte. È una carta veramente forte. Io la crafterò e proverò Dredge. Vedremo se troverà spazio. Vedremo se Dredge diventerà davvero un mazzo del formato.
Non lo so, le leyline nere ci sono, eh. Ci sono le rest in peace, ci sono le cose che comunque interagiscono col cimitero. Boh. 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 Ah, giusto, ragazzi. No, Morris è un'aggiunta per l'historic. Non si può giocare in Pioneer. Ha ragione il buon Rick. Ha ragionissimo. Questa è veramente forte, ragazzi. Questa è veramente forte. Vedremo se troverà lo spazio. Io la crafto. Non so se safe consigliarvela. Però è sempre Bloodgust. È sempre Bloodgust. Ma DK non c'era su Arena? Pazzesco. DK si gioca in Pauper. DK si gioca in Pauper. È una varattina molto carina perché si fa due mana. E secondo me questa qui arriva per un motivo preciso. Questa toglie l'orco. Questa toglie l'orco e toglie gli elfi. E secondo me DK è un'ottima carta per il best of 3. Secondo me è un'ottima, ottima, ottima, ottima carta per il bio 3. Secondo me questa è un'ottima carta per il bio 3. E la proveremo. È comune, potete craftarne quante ne volete. Questa contro orchetto è forte. Questa contro orchetto è veramente, veramente forte. Sì, esatto, Magetta. Tanto va comprata e il resto è tutto grazioso che qua. Sono molto d'accordo con te. Questa è una signora carta. Non toglie Squirrel combo. Perché comunque targetti lo Squirrel se vuoi salvarti dal combo. Non targetti mai le pedine. E questa è una carta che vedremo giocata di side, secondo me. Veramente, veramente. Ragazzi, non c'è bisogno di far... Cioè, allora, se Squirrel combo non chiude nel suo turno, qui non c'è bisogno di farla sui token di Squirrel. Perché lui prima o poi potenzia un altro pezzo. Cioè, non lo so. Cioè, non è su quel tipo di mazzo che la vedrei forte. Io la vedrei forte contro orchetti e contro gli elfi. Gli elfi è veramente forte. Certo, se avete modo di salvarvi con questa da Squirrel, siete solo contenti. Però, boh, vuol dire davvero che... Cioè, davvero non targettereste lo Squirrel contro questa? Io targetterei lo Squirrel, direttamente. Non c'è bisogno che lui faccia le pedine su questa in mano, no? È un 1-2 lo Squirrel, eh? Se non si è potenziato. Targetto lo Squirrel. Comunque questo è forte. Questo è forte. Perché contro orchetto? -2/-2 a tempo instant. Se l'oppo ne fa 2, togliamo tutti gli orchetti. Possiamo targettare il token, possiamo targettare quasi... Cioè, questo è forte. È una removal forte. Anche contro umani, è vero. Anche contro umani è forte. Comunque è una carta che si giocherà. Decide, ma si giocherà in best of 3. Secondo me si gioca. Senza problemi, è una comune poi. Quindi ancora meglio. E poi boh. E poi adesso mi dovete spiegare perché hanno aggiunto questa. Datemi in chat 5 buoni motivi per cui la Wizard ha pensato che questa fosse una buona idea, per favore. Cinque, per favore. Perché questa è fortissima. Questa è una bomba allucinante. Io giuro che non capisco a volte che direzione vogliono dare a questo formato. Perché non è possibile. Non è possibile rendersi conto di quanto sia forte Unearth. Non lo so. E non mettono le fetch, non mettono Bolt. Mettono Unearth. Ragazzi, è troppo forte questa carta. Ragazzi, questa è fortissima. Questa ti tolgono Crucias, lo rifai. Ti tolgono Orchetto, lo ricasti. Cioè, lo rifai. Ti tolgono Piromante, lo rifai. Porca puttana, Wizard. Porca puttana, ma perché non guardi Historic prima di mettere queste cose? Ragazzi... Questa è fortissima. Grisfang anche. Ma qualsiasi mazzo è forte con questa carta se giocano il nero, eh. Cioè, io davvero non capisco. Non capisco il senso di mettere questa carta e tenere bannato Bolt. Cioè, non è neanche una carta morta, la puoi comunque ciclare. Boh. Io non so, non riesco veramente a comprendere. Ed è l'ennesima volta che dico, mettete noi cazzo di content creator a gestire il formato, fate un format panel per l'historic, vi prego. Perché non è possibile che mettiate queste carte su historic se mi tenete bannato Bolt, se non mi mettete Path to Exile.
Non è possibile, ragazzi. Crucias lo rifacciamo con questa, raga. In più, adesso gli scarti di Crucias sono ancora più forti. Sì, turno 1 scarto, turno 2 butto giù, sì. Boh, craftatela, finché sarà giocabile craftatela. Boh, io spero la bannino, perché è veramente fortissima. È veramente fortissima. È veramente fortissima. Ragazzi, io non aggiungo nient'altro, io sono allibito. Sono allibito. Cioè, questa Historic Anthology ha un power level esagerato. Esagerato, davvero. Cosa manca? Mi sembra di aver detto tutto, no? Ah, no! No, c'è anche questa. La bolla. Non è la bolla forte, ma è sempre una bolla. A costo 1, Wayfarer's Bubble. Tappi 2, tappi lei, la sacrifichi, vai a passare il tuo Grimorio per una basica e la metti sul campo di battaglia tappata. Perché dico che può essere interessante questa carta? Perché per i mazzi brown, mono brown, è l'unica che ti va a tutorare la Wastis. E non è male. Però, boh, non so se... Non so se serve davvero, ecco. Sì, anche con Jarsil è forte a nerf. Vedremo se questa bolla troverà spazio in un combo. Se ti devi togliere delle pescate morte, non mi sembra male. Però costa 3, quindi boh. Non è comunque una delle carte che mi fa più storcere il naso. Cioè, ragazzi, avete visto la carta di prima? Avete visto la carta di prima? Dovremmo averle viste tutte. Quindi direi che possiamo passare alle conclusioni finali per YouTube. Ragazzi, come ho detto, non comprate la Explorer Anthology, comprate la Historic. La Explorer Anthology, craftate le bombe. L'Historic Anthology, purtroppo, l'hanno resa obbligatoriamente da comprare se non avete infinite wildcard. So che alcuni di voi le hanno, ma il player medio non le ha. Quindi, purtroppo, l'Historic Anthology, se vorrete continuare a giocare Historic, è da comprare. È da comprare. Escono il 18 e saranno comprabili fino a ottobre, quindi avete tempo per comprarle. Ora, abbiamo poco tempo, proviamo il Rakdos deck che ci ha mandato ieri, un paio di giorni fa, il Nick. Io ringrazio chi ha visto questo video su YouTube e anche il video precedente, perché lo spezzetterò in due. Grazie mille di cuore, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video, un abbraccione dal vostro Baina. Cliccate mi piace, condividete per supportarmi sempre di più. E un grazie infinito a tutti gli abbonati e anche a tutti quelli che hanno fatto i super grazie, che mi fanno delle donazioni enormi tutti i giorni. Ragazzi, grazie di cuore davvero. Alla prossima. Ciao.